Anche quest'anno diversi gli eventi organizzati dal Parco Archeologico Valle dei Templi per l'estate. Sì, c'è un cartellone ricchissimo, come avete avuto modo di vedere, che riguarda una grande varietà di temi. Per esempio, si parte dalla musica lirica, che è una novità all'interno della valle. Tra l'altro, avremmo anche il piacere di ospitare una prima mondiale assoluta, un'opera composta appositamente per la Valle dei Templi, fino ad arrivare al jazz, ma anche al blues. Abbiamo avuto modo, attraverso Gio Castellano, di riproporre una tradizione che si era un po' allontanata da Agrigento, che è il blues and wine. Poi ci saranno anche momenti relativi al teatro classico e altri alla tradizione popolare. Anche la lirica quest'anno nelle iniziative della Valle dei Templi. Sì, quest'anno per la prima volta iniziamo un progetto particolarissimo che abbiamo chiamato Mito Opera Festival, appunto la mitologia nell'opera lirica. Infatti il primo appuntamento sarà Apollo e Daphne di Handel, il secondo appuntamento in un'unica serata poi sarà Orfeo di Pergolesi e Arianna Naxos di Haydn, e poi a concludere questo ciclo il 13 di settembre con I Cavalieri di Gio Schettino, I Cavalieri di Aristofane liberamente tratti, diciamo. È una prima mondiale in questo caso, una commedia greca di Aristofane messa in opera lirica. Diciamo che è un programma particolarissimo proprio anche per l'unicità del posto dove la facciamo, cioè il mito dentro la Valle dei Templi. Quale connubio migliore, perfetto per onorare la Valle dei Templi e la sua storia. Anche pietre e stelle quest'anno al Parco Archeologico Valle dei Templi. Sì, quest'anno questa iniziativa nazionale, Festival di Archeo Astronomia, sarà presente anche al Parco della Valle dei Templi il 10 agosto. Sarà una giornata dedicata allo studio dell'archeastronomia, che cos'è l'archeastronomia, la scienza delle pietre e delle stelle, con una giornata di interventi culturali, personaggi importanti come il sovrintendente Tusa, professore dell'Università di Milano e di Roma. La sera invece ci sarà questa grande osservazione del cielo con i telescopi e quindi gli scienziati spiegheranno un pochettino la volta celeste. Il festival è dedicato quest'anno a Margherita Hack, la grande astrofisica recentemente scomparsa, e quest'anno il festival sostiene l'iniziativa di Greenpeace Save the Arctic, quindi abbiamo fatto questo gemellaggio con Greenpeace. La rassegna è formata da 5 giornate. La prima, l'inaugurazione del festival, che sarà a Montalbano di Licona, in particolare all'Argimusco, un sito megalitico naturale unico in Sicilia, il 10 qui ad Agrigento, il 25 alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, l'8 settembre invece al Castello Aurialo, insieme all'assessore beni culturali, professoressa Sgarlata, per chiudere il tutto il 22 e il 23 settembre, quindi all'equinozio di autunno, nella Valle Alesa con la Fondazione Fiumara d'Arte di Antonio Presti. Una iniziativa che partirà il giorno 28 luglio. Sì, il 28 luglio il festival parte da Montalbano, dal sito megalitico dell'Argimusco, che è, come tutti sanno, un sito di importanza ormai nazionale, credo che sia conosciuto anche oltre i confini della nostra madrepatria, appunto perché è una realtà unica, si potrebbe dire anche al mondo, in relazione alla conformazione che sulla Terra le rocce, le rocche, i megaliti, i menhir, assumono nelle loro forme antropomorfiche e zoomorfiche, che corrispondono alle forme delle costellazioni in cielo. Quindi è una realtà un po' particolare. Dobbiamo ringraziare il professor Orlando per l'opera che sta approfondendo in questa iniziativa, che si svolgerà, come lui vi avrà già anticipato, parte da Montalbano e avrà poi anche un suo momento particolare anche ad Agrigento.